Buongiorno. Come Coldiretti siamo a dire che è stato un incontro assolutamente proficuo, interessante, su quelle che saranno le tematiche di sviluppo per la filiera agroalimentare del nostro Paese. E siamo partiti proprio dal esaltare il ruolo che l'agroalimentare potrà giocare nel prossimo futuro in termini occupazionali. Abbiamo rappresentato al Presidente incaricato Draghi la possibilità che l'agricoltura e la filiera agroalimentare siano in grado di generare nei prossimi anni 1 milione di nuovi posti di lavoro e contestualmente puntare sulla sostenibilità, sulla digitalizzazione, sull'autosufficienza produttiva, ma soprattutto nel rappresentare le grandi possibilità di recupero nel valore economico che oggi ci viene sottratto a livello mondiale tramite l'Italian Sounding, vale circa 100 miliardi di euro, e grazie a politiche che sono inerenti a quello che riguarda il tema infrastrutturale, che il nostro Paese potrà tornare a rappresentare con forza grande, grazie anche alle risorse del recovery, far sì che questo valore venga poi tradotto in valore economico della vera filiera agroalimentare italiana. Grazie e buona giornata a tutti. Se ci sono domande... Sì, per capire se vi siete un po' inoltrati nel merito anche della compagine governativa, si è parlato in questi giorni di un ministro che potrebbe essere politico invece che tecnico. Avete avuto qualche riscontro su questo fronte? No, non abbiamo voluto parlare della compagine futura governativa perché riteniamo che questa sia una valutazione che dovrà fare il Presidente incaricato. Noi riteniamo invece che ci debba essere una consapevolezza a livello istituzionale del ruolo che l'agroalimentare e l'agricoltura possono giocare in termini di crescita e di sviluppo per il Paese. Sarà fondamentale avere un rapporto diretto col Presidente del Consiglio, proprio perché le tematiche di discussione vengono portate anche su il livello europeo in termini di opportunità e, come dicevamo prima, nell'utilizzare al meglio le risorse della recovery. Grazie. Anche a me, come non c'è i microfoni, quindi è andata benissimo. Siamo qui come Agriinsieme, che è costituita da CIA, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative. Noi abbiamo avuto l'occasione di ringraziare il Presidente del Consiglio incaricato, che ci ha voluto oggi ascoltare. Al professor Draghi abbiamo chiesto di puntare sull'agroalimentare quale volano reale per la crescita e lo sviluppo del Paese. Abbiamo spiegato e abbiamo chiesto di puntare quindi sull'agroalimentare privilegiando contributi mirati invece che sussidi a pioggia e dando una sensibile accelerata al lavoro sulle infrastrutture, vera e propria chiave di volta per accrescere la competitività dell'impresa. Da parte nostra abbiamo ricordato al Presidente incaricato che le criticità della filiera agricola non nascono certamente con l'emergenza, riferito al coronavirus, alla pandemia, e purtroppo non si esauriranno con il concludersi di questa pandemia se prima non si risolvono i problemi atavici che ne frenano lo sviluppo. Per tali regioni abbiamo detto che tre sono a nostro avviso le linee strategiche sul quale impostare la ripartenza, ovvero la modernizzazione, la transizione ecologica, l'inclusione sociale e territoriale di genere. Obiettivi che non possono prescindere da semplificazione, dalle infrastrutture e promozione e investimento. Inoltre, come Agriinsieme abbiamo espresso favore per i punti indicati dal Presidente incaricato per il rilancio del primario,
che dovranno essere portati avanti di pari passo con le sempre più necessarie e improcrastinabili riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco, tutte espressamente richieste dal nostro Paese, da Bruxelles, propedeutiche all'accesso del Recovery Fund. In attesa di conoscere i dettagli del programma del Governo che verrà, ribadiamo che l'agricoltura può, vuole e deve giocare un ruolo determinante per la ripresa del Paese, in ragione del grande contributo che può offrire in termini economici, occupazionali e sociali. Il primario, infatti, rappresenta un formidabile volano per lo sviluppo e di resilienza per la ripresa economica delle aree interne, collinari, montane e montane del Paese. Quindi l'obiettivo comune, complesso, ma certamente non impossibile, deve essere quello di riportare il PIL al livello del 2019, facendo leva su grandi cambiamenti tecnologici, economici e sociali in atto. Fondamentale, quindi, per quanto ci riguarda, è lavorare all'unisono e sfruttare appieno le potenzialità del sistema del Paese. In tale ottica, il coordinamento di Agrinsieme ha dato la massima disponibilità in rappresentanza dei propri associati a collaborare con il futuro governo. Grazie. Grazie a voi. Ciao.